siamo nel centro di Eraclea Medica. Questa sarebbe l'entrata e sarebbe anche la sala d'aspetto, che attualmente per il problema del Covid e della pandemia abbiamo spostato nella sala polifunzionale, che dopo vi facciamo vedere. Qui in ogni caso voi potete vedere, abbiamo un'insegna in cui vi sono i vari specialisti e le varie specialità. Sostanzialmente ci occupiamo un po' di tutte le patologie, quindi abbiamo tutte le branche specialistiche rappresentate e sono molti, e alcuni saranno prossimi in questo mese a prendere servizio. I vari medici verranno poi presentati uno a uno nelle varie settimane, in maniera che la gente sappia che se si rivolge in un poliambulatorio non è che si rivolge perché è vicino, perché è comodo, deve venire in un poliambulatorio perché sa che deve trovare quel dato specialista con quel curriculum, con quella formazione, e che questi specialisti lavorano tutti mettendo al primo posto l'uomo e in secondo posto la malattia, in maniera che si possa lavorare col cuore. Dicevo una volta, quando le gambe sono stanche si può continuare con il cuore. Ecco, qui siamo nella sala cosiddetta polifunzionale, attrezzata per proiezioni, sia diapositive sia filmati, eccetera. Questa sala polifunzionale è nata per fare conferenze. Voi vedete qui nel quadrifoglio rosa, che è l'associazione Enon Lus che si occupa in tutto il mondo della prevenzione, fondata da Giuseppe Imbornone e io sono il presidente onorario, e dedichiamo ogni settimana una giornata in cui si fa una conferenza sulla prevenzione. In questo momento la vedete un po' diversa la sala, perché causa la pandemia non possiamo fare le riunioni con tutte le persone, sono 50 poltrone più altre seggiole, ma qui abbiamo messo una sala d'attesa in maniera che ci sia il distanziamento fisico tra una persona e l'altra, perché in quella che prima abbiamo visto come sala d'aspetto evidentemente sono troppo vicine, invece noi ci teniamo a mantenere tutte le distanze e tutte le misure per la prevenzione, mascherina, lavaggio delle mani, temperatura, tutte le cose che devono essere fatte. Ecco, quindi questa è una bella sala, un po' un nostro gioiellino. Naturalmente stiamo soffrendo sul problema della pandemia, perché non possiamo fare questi incontri, incontri che le prime hanno avuto, saremmo stati un centinaio di persone presenti, quelle prime che abbiamo fatto prima che ne venisse fuori la pandemia all'inizio di febbraio. E devo dire che la risposta della popolazione è stata buona. Questo significa lavorare con il cuore per il cittadino, tenendo poi presente che noi qui, non ve l'ho detto forse prima, ma noi qui facciamo tutti i tipi anche di tamponi antigenici, molecolari, rapidi, tutti. Proprio si lavora anche come prevenzione per questo virus, per il coronavirus, e quindi anche questo serve dare al cittadino una sicurezza. Tutti gli operatori qui infatti vengono tamponati ogni mese e adesso stiamo facendo il vaccino tutti, in maniera da poter dare anche un servizio di maggior sicurezza ai cittadini. Facciamo adesso una panoramica per vedere il centro, che è grande. Il piano sopra però è tutto studio dentistico del proprietario del centro Eraclea Medica. Io faccio solo direttore sanitario, ma do l'indirizzo di che medici vogliamo avere e che tipo di sanità vogliamo avere. Questo non è proprio un ambulatorio, è il punto prelievi, nel senso che qui si fanno i vari prelievi del sangue, delle urine, le citologie, si fanno tutti i tipi di tamponi, sia i sierologici, sia i tamponi molecolari, sia i tamponi rapidi. Quello che è importante per i rapidi è una cosa che ci tengo, perché a volte si fanno e poi non viene data subito la risposta al paziente e non viene dato il consiglio. Qui, quando viene fatto il tampone, io sono sempre presente,
Il paziente non abbandona la struttura finché io non gli ho dato la risposta firmata, perché se al tampone rapido lui risulta positivo, io lo chiamo in un ambulatorio separato, aerato, in maniera che ci sia una sicurezza nel parlare con lui, le spiego la situazione, gli dico che da questo momento, da quando esce, lui deve stare in isolamento a casa, perché se viene scoperto mentre cammina fuori e che lui si sa che era positivo, naturalmente ci sono problemi legali e il paziente è responsabile di aver fatto una cosa che non doveva fare. E quindi spiego al paziente, firmo e lui deve seguire. Poi deve essere confermato dal tampone molecolare e nel giro di 5-10 minuti il paziente fa subito il tampone molecolare, perché è inutile mandare il paziente dal medico che faccia l'impiantativa, che li mandi a fare in ospedale a fargli fare il tampone, perché evidentemente passa un giorno o due, intanto lui sta a casa in isolamento eccetera, mentre invece noi facciamo subito il tampone molecolare in maniera che il paziente esce di qua e alla sera o il giorno dopo al massimo scarica da internet il referto che è firmato da me e qui verrà mandato all'ULS, mentre invece noi direttamente lo mandiamo in regione per i contatti. Ecco, questo che vedete è il corridoio dove ci sono i vari ambulatori. Come vedete, le persone che aspettano, le sale d'aspetto, l'abbiamo visto al distanziamento, ma chi deve entrare nell'ambulatorio, che sono più di un ambulatorio, evidentemente c'ha la certa distanza, cosiddetta distanza di sicurezza, oltre a essere bardato. Bene, abbiamo diversi ambulatori, non vi faccio vedere l'ultimo perché non è ancora sistemata la parte dei lettini, è l'ambulatorio chirurgico dove si fanno i piccoli interventi, ecco, io faccio anche l'amputazione del piede o interventi in anestesia locale, e mentre andiamo a vedere un ambulatorio tipico dove normalmente facciamo le visite. Ecco, questo è un ambulatorio tipico, è quello dove normalmente faccio io, e questo è un lettino ginecologico, perché qui la ginecologa fa gli esami, può fare il pap test, può fare, ecco, e naturalmente facciamo le varie visite, ognuno della propria specialità. Diciamo è l'ambulatorio tipico in cui può venire dentro qualsiasi specialista. Ecco, escluso il cardiologo che ha un ambulatorio suo per fare l'elettrocardiogramma, per fare l'ecocardiogramma, eccetera. Ecco, mi sono abbassato la mascherina in maniera che posso parlare come direttore sanitario, e penso che molti di voi mi conoscono e quindi sanno quali sono le mie idee di come deve essere la sanità. La sanità in modo particolare deve mirare alla prevenzione, a cercare di dare una salute che sia fisica che psicologica alle persone. Quindi poca burocrazia, molto cuore, non fare aspettare le persone. Se il paziente ha bisogno di una visita urgente, lo specialista deve essere disponibile a farla nel giro di 24-48 ore. Non si può fare aspettare molto le persone. Io penso sempre, ma una donna che per esempio sa di avere un nodo sospetto alla mammella, come fa a dormire se l'appuntamento gli viene dato dopo 15-20 giorni? Dorme male. E quindi è giusto che noi facciamo questo. In questa struttura cerchiamo di lavorare sul cuore. Voi troverete un sito internet che ho fatto assieme alla DACOS, che mi segue da tantissimi anni, dal 1989, da quando mi ha fatto vincere il primo premio come miglior sito socio-sanitario, abbiamo fatto il sito www.centroeracleamedica.it. Lì troverete le pagine, ogni medico ha una pagina in cui voi potete vedere il curriculum del medico, potete vedere di cosa si occupa, ci sarà la fotografia, ci sarà che pubblicazioni ha fatto, ci sarà un video se l'ha fatto, in maniera che il paziente venga sì in questo poliambulatorio, ma venga perché vuole quel medico, perché quel medico è specialista per quella patologia, e per quella patologia evidentemente è uno che rappresenta la possibilità
migliore per quel paziente. Ecco, e poi c'è la pagina chiaramente Facebook, che viene aggiornata abbastanza spesso, in maniera che ogni volta che c'è una novità, evidentemente può essere interessante dare un'occhiata. Per esempio, quando abbiamo fatto i primi test molecolari, i primi test rapidi, o quando abbiamo iniziato un'iniziativa così che a me pare buona, quella che è venuta. Una struttura che fa l'audiometria. Pontoni viene da noi, viene un sabato al mese, fa le visite gratuite, in più dopo la visita offre la colazione al bar qui vicino. Se c'è qualche esame specialistico da fare, viene fatto nella sede principale a San Donato a Portovaro, sempre gratuitamente. Ecco. E quindi non è una cosa, diciamo, pubblicitaria, ma è un servizio che si dà alla persona. Queste sono iniziative che noi mettiamo sul sito. Quello che a noi interessa è che la gente sappia che in questo ambulatorio, in questo poliambulatorio, è una casa per le persone, dove devono trovarsi come se fossero a casa propria, dove c'è il parente che le aiuta, e in questo caso c'è il medico, che deve essere il medico, se vogliamo dire, un amico, che dà una mano alla persona. Non si viene qui solo per fare un esame, ma si viene per raccontare parte della propria vita e della propria storia, in maniera che il medico sappia poi come fare la diagnosi e arrivare a dare i consigli o la terapia. Cioè, non si viene qui per dire: ma voglio questo esame, facciamo una ricetta. No, si viene per avere un indirizzo diagnostico e terapeutico. Questo è il nostro poliambulatorio. Il boss, quello che è il proprietario, è il dentista dottor Toseto, molto noto, perché ha 30 anni che lavora di sopra, oggi non era presente, lo vedrete un'altra volta. Ecco, e lui si occupa evidentemente del sistemare, degli acquisti, dell'amministratore, diciamo, legale. Io invece faccio il direttore sanitario, e i medici vengono dopo che io ho valutato il loro curriculum, la loro esperienza, ho parlato e ho visto che lavorano con il sorriso, perché tenete presente, come ho fatto tanti anni fa in uno spettacolo, quando ho dato i soldi all'ULS per iniziare le mammografie di screening, metti un sorriso e il mondo cambia, e noi vogliamo dare un sorriso alle persone.